M5S, Pizzarotti, Di Maio ha tradito il movimento. Ormai mi aspetto di tutto, anche un accordo con Berlusconi. Il tradimento delle origini, la svolta istituzionale, un unico dogma come programma politico, creare consenso, costi quel che costi. Una mutazione genetica per il Movimento 5 Stelle che ormai non ha più nulla di quello che ho conosciuto io. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma al secondo mandato, è il primo grande dissidente delle M5S, che ormai è diventato il partito personale di Di Maio. Se riusciranno a fare il governo? Lo sa solo il loro capo politico, decide tutto lui. Così Pizzarotti a Circo Massimo, la trasmissione di Radio Capital condotta da Massimo Giannini. Il tema principale è quello della formazione del governo. E il sindaco di Parma analizza la politica dei due forni messa in campo dai 5 Stelle. Suggerendo i motivi per cui alla fine un accordo con la Lega è più probabile, in questi anni il PD è stato demonizzato, per il militante del movimento è peggio il PD che la Lega. Salvini non è mai stato il nemico pubblico numero uno. Un accordo, quello tra Carroccio e M5S su cui pesa la presenza di Berlusconi. Ma io ormai mi aspetto di tutto da Di Maio, per loro basta mettere a punto solo una strategia comunicativa efficace e possono giustificare tutto. Aboliti i principi, spazio aperto per ogni tipo di compromesso. Una fase politica che segna una mutazione per il Movimento 5 Stelle. Mi aspettavo un minimo di ribellione dalla base, invece ogni cosa che viene decisa dall'alto viene immediatamente assimilata, continua Pizzarotti. Che sottolinea come l'assenza di spirito critico tra militanti e dirigenti sia sfruttata dai vertici. La linea è ormai solo creare consenso, non più solo rivolgendosi ai cittadini ma anche agli apparati, alle associazioni. Una smutazione che Pizzarotti lega al nuovo ruolo di Beppe Grillo, il fondatore del movimento non c'è più dal 2014. E come la mamma di Psico e sta lì mummificato, viene tirato fuori quando serve a Casaleggio e Di Maio. Sacrificato in nome del nuovo corso, in cui c'è solo il primato della comunicazione, possono fare tutto. La loro unica preoccupazione è solo trovare il modo di comunicare anestetizzando le svolte e così facendo giustificando ciò che fino a un attimo prima era ingiustificabile.